forse all'inizio, essendo una ragazza sempre stata abbastanza agonistica, era proprio il cercare di migliorarmi, senza accorgermi che poi alla fine forse quello che mi spingeva ad andare a correre non erano tanto i tempi, ma era più come mi sentivo e come stavo durante la corsa. La Race Gap per me non è una gara fra le tante, ma è la gara. Qui sono riuscita a trovare il flow. La fatica e le difficoltà è come se si azzerassero. Rimangono solo i tuoi pensieri e le gambe che girano veloce senza quasi sentire la fatica. È impossibile dire di no a una gara dove comunque gli abitanti della tua città sono presenti dall'inizio alla fine, pronti a sostenerti e spingerti su dal resegone e poi giù il più veloce che si può fino al lago. Race Gap 2023, siamo giunti alla 12ª edizione, tutto è pronto qui in Piazza Garibaldi per accogliere 1200 corridori del cielo che oggi partiranno alle ore 14:30 per affrontare questa lunga salita che li porterà in quota in cima al Re, al Resegone, al Rifugiazioni. Due duri nel fango e magari di culo a un certo punto. Avanti duri. Avanti duri. Oggi mi va sul resto oggi. Allenamento di mangi e colpacci. A palla. Anche quest'anno go in cima al Resegone. La gara matta da matti, parte dal lago, si arriva in montagna e questo è il bello, si torna al lago. È una gara da matti. 3, 2, 1, go! Mi raccomando, full gas! Forza ragazzi, ale, 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 ale! Sono alla rete, sono alla stoppani. Ecco, ahimè, quello che si prospettava. No, così è la stoppani. Seconda Martina Bilona e terza Roberta Jacquin.
anziché dire un bel applauso al popolo.